Sicuramente c'è una novità eclatante nella costruzione della composizione, perché assistiamo a una raffigurazione non fissata e bloccata in un movimento, ma resa dinamica nello svolgimento di un'azione. Ed è quindi il riverbero chiaro, quasi in dimostrazione diagrammatica, di quelli che sono gli studi di Leonardo sui moti mentali, cioè su quegli affetti interiori che devono potersi esplicitare non soltanto nelle posture, negli atteggiamenti, ma anche propriamente nell'espressione della figura. Certo è che lo status sociale di Cecilia, che non era una donna aristocratica, consentì a Leonardo di svincolarsi dal modulo numismatico del ritratto di profilo, che era considerato canonico per le effigi nobiliari, soprattutto per le effigi dei personaggi connessi alla famiglia ducale, al suo stretto milieu. Però è anche in risposta a una precisa esigenza dell'artista che la fanciulla è rappresentata in questa spirale in movimento compiuta dal suo corpo in via speculare rispetto al movimento posto in essere dalla bestiola che quasi vuole sgusciare dal suo abbraccio. E entrambe le figure, la figura umana e la figura animale, sono come colte di sorpresa da qualcuno, da qualcosa che è fuori campo rispetto al ritratto e che può essere quasi simbolicamente rappresentato da questo prepotente fascio di luce che proviene da sinistra e che investe le figure, dando quasi risalto scultoreo, plastico. E al tempo stesso sottintendendo che potesse esserci stata l'entrata in scena non direttamente rappresentata, non direttamente figurata, ma allusa dell'uomo amato di Ludovico, che compare anche sotto mentite spoglie nell'ermellino, che è la bestiola araldica, che almeno nello stretto giro d'anni tra il 1487 e il 1490 circa, in quanto emblema dell'ordine di San Michele o dell'Ermellino, ricevuto re di Napoli, era un attributo identificabile come suo proprio. E quindi anche l'assonanza fisionomica e di portamento, questa somiglianza sempre notata dagli studiosi della critica tra il volto così spigliato della fanciulla che ha una sua nonchalance, una sua sprezzatura che si palesa in questo guizzo così lucido, così irrefrenabile, intelligente dello sguardo, ritorna nella selvatichezza indomabile della bestiola. Come a voler sottintendere anche un influsso degli studi di fisionomica di Leonardo, di zoologia comparata, cioè la ricerca delle somiglianze che per via non soltanto somatica ma anche comportamentale si possono rintracciare tra uomo e animale. Quindi c'è una dualità che si ricompone però anche in una forma di continuità tra le due identità.